prima cosa prendete un pezzo di pasta di zucchero con il quale volete realizzare il vostro fiocco. Con questa tecnica è possibile realizzare i fiocchi anche con la pasta di mais, la pasta di sale e anche con il fimo. Dategli una forma approssimativamente rettangolare e stendetela con il matterello. La pasta non deve essere molto sottile, deve avere un giusto spessore. Io consiglio un millimetro circa. Poi tagliamo i nastri. Prendiamo un pezzo di nastro e creiamo le due estremità del fiocco. Taglieremo i bordi in obliquo oppure possiamo farli a coda di rondine. Tagliamo più o meno a metà e andiamo a drappeggiare le due codine del fiocco. Come si drappeggia? Si prende l'estremità del nastro e si fanno delle pieghe in questo modo, in maniera da avere questo risultato. Si fa anche nell'altro nastro. Facciamo una specie di M o al contrario W. Dobbiamo avere sulla dritta queste due anse nel fiocco e lo posizioniamo accanto all'altro pezzo. Premiamo leggermente sulle punte dove abbiamo drappeggiato. Poi prendiamo l'altro nastro e creiamo due pezzi perfettamente uguali per fare il fiocco vero e proprio. Taglio il primo pezzo, lo posiziono accanto al pezzo residuo e vado a tagliare il secondo pezzo così. Devo avere due pezzi praticamente uguali. Vi dicevo di non fare la pasta molto sottile per far sì che il fiocco regga per bene senza mettere dei supporti interni come normalmente qualcuno fa. Pieghiamo entrambi i pezzi di nastro dalla dritta sulla rovescia e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per le due codine. Andiamo a drappeggiare creando una M. Il diritto del fiocco è quello dove si vedono queste due anse, non questo dove se ne vede una sola, è questo. Come potete notare, il fiocco già regge la forma. Vado a posizionarlo qui. Faccio la stessa cosa con l'altro pezzo. Piego, piego e piego e avrò l'altro pezzo di fiocco, l'altro nastro. Lo allargo leggermente con le dita, ma non ho bisogno di mettere alcun supporto perché già regge. E lo posiziono qui, premendo leggermente, vedete? Il fiocco già si regge. Ora vado a creare la parte centrale. Mettiamo un po' da parte lui.
Prendo un pezzettino di pasta rettangolare e lo schiaccio. Questo deve essere più sottile perché va drappeggiato al centro del fiocco, quindi deve essere comunque un pochino più sottile. Vado a dargli un drappeggio anche qui, simile a quello che ho fatto prima, sempre facendo 1, 2 e 3, per avere più o meno questo pezzo di nastro drappeggiato. Prendo il fiocco, inserisco nella base del fiocco la parte inferiore e lo giro al di sotto. La parte superiore la giro sul retro. Sistemo un po' il centro del fiocco ed ecco qui il nostro fiocco che volendo può stare anche in piedi da solo in questo modo. Se vi è piaciuto il tutorial, iscrivetevi al mio canale e seguite i miei video. Alla prossima!